situazione delle prove, perché è scritta studium, non è scritta studium, gli sta arrivata, insomma, la vediamo un po'. Occorre soltanto la prima parte, cioè significa quella che abbiamo fatto in aula, scritta. Yeah.
che è l'unico campo che mi permette di dare contezza e certezza della recita. All'ambito informatico della D, nel senso che è chiaro che la D in qualche modo è vera, però sicuramente diciamo, non è una risposta tecnica. Per quanto riguarda la 4, allora in realtà c'è una dimostrazione della presenza di tutta di un po', non è una cosa che si può inventare di trovare. E allora, in maniera rigorosa in che senso? Non posso dimostrare che quello è effettivamente là, io posso dimostrare che questo. Ma la di definizione è quella, questo è vero e falso, non è la roba, se non c'è una già definizione, cos'è la rete informatica, non deve essere. Per quanto riguarda la numero 4, allora, io ho dato per giusta la A, perché è quello che abbiamo fatto in aula, però mi aspettavo proprio al fatto che ci fosse anche nessuna delle precedenti in cui si diceva che in realtà non cambia, però se io diciamo, che ne so, mentre non sto facendo nulla, non faccio nulla, però il sistema risalva il file, come dentro un file esterno, un vuoto, come da anni, io non controllo, non ho idea, in quel caso il contenuto del file dovrebbe cambiare. Quindi in realtà non è proprio sempre vero che cambia. Però siccome in aula abbiamo fatto l'esperimento, non cambia, come sto dicendo bene, sia non cambia, ma anche chi ha argomentato la foto, se la sua risposta è non vera. Per quanto riguarda le 5, qui c'è il problema della risposta che mancava la sala. Allora quindi cosa ho fatto? Ho dato per buona l'integrità implica l'autenticità, perché se un file è integro significa che non è stato modificato, diciamo il contenuto è autentico, a meno che sia stata fatta di legge, eccetera, diciamo questo. Oppure ho dato per buono chi ha argomentato qualcosa qua sotto, non era semplicemente l'ho aggiunto io, di semplice qualcosa. Però attenzione, qualcuno di voi si è inventato qualche frase che non c'entrava nulla, quindi mi ha scelto quella cosa con la parte. Quello che non penso vanno verificati entrambi. Infatti, in quello in questi casi lo dico più buono. Allora, i software di wiping, se sono software di wiping, cancellano tutto, quindi è sì. Poi cosa c'è? Elencare i principali limiti dell'informatica forense, sostanzialmente bisognava dire che sono le quattro tra cui quella più importante che è difficile ricondurre l'autore di chi ha messo le anni, poi c'è l'estrema facilità con cui si applicano le cose, e la consulenza tecnica dove la legge, per questo il mandato, l'analisi, la valutazione, le conclusioni, tutto via, e queste sono risposte aperte, erano abbastanza certe. Però avete risposto quasi tutti, c'è qualcuno che ha cercato di inventare qualcosa, ma in quel caso andava bene. Le cose più strane, diciamo la definizione di prova scientifica, chi aveva scritto gli elementi giusti, cioè che è un procedimento tecnico che si basa su una procedura scientifica che viene eseguita da un esperto, c'erano cioè, elementi che andavano su più confusi e dimenticavano qualcosa. Per marca temporale, ovviamente, bisognava specificare che si tratta di un meccanismo che permette di dare data certa a un documento informatico, se mancava un documento informatico per certa cosa. La legge, che è la legge che ha istituito nel nostro ordinamento la vicenda forense, che è qui che ha permesso di poter trattare come disciplina gli effetti che per si parla di attività, di custodia. E poi sulla catena di custodia qualcuno si è inventato qualcosa, in realtà la catena di custodia è un modo di caricare documentazione con cui i reperti informatici fanno di sì. Diciamo, sostanzialmente bisognava raccontare che cosa si fa con il reperto digitale, quindi si prende in carico, il dato si esce, però bisogna scrivere da qualche parte chi l'ha preso in carico, chi l'ha dato, così facciamo lo studio di una storia. Grazie.
condivido quasi tutte le risposte, però per esprimere no, evidentemente eravamo sbagliato qualcosa. Ecco, chi la vuole vedere, cioè, poi diciamo passa in studio da me, lo rivediamo. Ok, andiamo alla lezione di oggi. Allora, se non ricordo male, la volta scorsa con me, quantomeno, stavamo facendo una carrellata di casi di studio. E oggi continuiamo, perché questo ci permette anche di capire come poi nel concreto bisogna approcciarsi a questa disciplina. E iniziamo con un video. Siamo in un circuito motociclistico a Rovigo, provincia di Rovigo, durante una gara, guardate bene, c'è un incidente, vediamo, qui c'è un motociclista che prende il rettilineo in piena accelerazione per perdere il controllo della, del mezzo. E per la riesce a fermarsi, quindi Paolo, diciamo, solo cercare di avere un campo abbastanza e io il problema è stato quello di cercare di dare delle informazioni principalmente rispetto alla velocità con quale il soggetto ha battuto con le gomme che sono in basso, perché per motivi assicurativi o normativi, insomma, le piste sono assicurate per riuscire a in qualche modo sopportare un certo carico delle gomme, quindi la velocità di impatto era importante. Il soggetto poi ci avevo fermato il video, dicevo che deve arrivare l'ambulanza, è rimasto fuori dal tempo. Quindi cosa ci è stato chiesto? Ci è stato chiesto, insomma, di cercare di recuperare le altre informazioni possibili. Come in questi casi, cosa abbiamo fatto? La prima analisi è quella di capire il filmato in che condizioni era dal punto di vista tecnico. Stiamo parlando del 2008-2009, quindi quasi già 10 anni. Comunque, nonostante questo, per quel tempo la telecamera aveva una codifica che vedete da 704x576 ed è interfacciata. Questi termini ormai non voi dovreste conoscere. La codifica prevedeva una 25 al secondo e quindi tutto sommato non un po' estremamente bassa, però il fatto che fosse interfacciata dimezza in realtà la quantità di informazione che ci abbiamo per ogni fotogramma. Il problema è che la compressione era esageratamente alta. Infatti, se faccio uno zoom su questo dettaglio, lo faccio vedere ancora più zoomato. Praticamente non mi consente di vedere nulla e in più mi compaiono tutti gli artefatti della compressione, i blocchi della compressione. Inoltre, se guardiamo, avete potuto vedere dal video, c'è molto rumore ambientale e il contrasto è molto bianco, ma soprattutto, diciamo, la cosa che inizialmente abbiamo sostenuto con chi ci ha chiesto di creare questa informazione, che chiaramente essendo una vista in prospettiva, che per poter calcolare la velocità avevamo bisogno di avere delle informazioni aggiuntive legate alla prospettiva. E quindi, come si fa in questi casi, perché il committente non aveva idea di cosa stessi parlando, abbiamo spiegato esattamente qual era il problema e a quel punto è spuntato, tra virgolette, che era disponibile, che quella vista era stata da poco collocata in realtà, e quindi era disponibile il file AutoCAD del progetto, file AutoCAD del progetto che addirittura conteneva la posizione esatta della telecamera nel progetto, quindi
Quindi in pratica significa che noi avevamo il 3D, praticamente. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo importati questo 3D e abbiamo riposizionato praticamente nel mondo 3D la vista della scena. Ma qui non si discende moltissimo nel disco. E quindi abbiamo fatto una fusione delle informazioni delle immagini rispetto al modello 3D. Cioè in pratica cosa abbiamo fatto? Nei vari programmi in cui era presente la moto e poi a un certo punto, come sapete notato, nel cadere separato dal modo giurista la moto, c'era questa nuvola di pixel e chiaramente non si poteva ben caratterizzare. Però abbiamo utilizzato l'approccio di segnare, quindi di etichettare tutti i pixel di ogni macchia, la macchia della moto. Da questa macchina di pixel che inizialmente era molto piccola e poi si ingrandiva, abbiamo preso il baricentro di questa nuvola di punti che abbiamo etichettato a mano, quindi fotogramma per fotogramma. A questo punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto partire visualmente in questo mondo 3D dei raggi dal centro della camera che verso il punto considerato. Quindi abbiamo sovrapposto l'immagine al mondo 3D. Abbiamo sovrapposto in che modo? Supponendo di metterci nella vista della camera e imponendo in AutoCAD, questo si può fare, gli stessi parametri ottici della camera. In maniera tale che la vista che noi stiamo vedendo qui simula la visione della camera. A questo punto, facendo partire da questa camera simulata dal centro della camera verso il punto che avevamo, nel momento in cui abbiamo provato a si intercettava quella macchionina che corrisponde al centro di massa, siamo per dare un tempo spaziale. È chiaro che il procedimento è approssimato, però questo ci ha consentito di avere punto per punto una coordinata spaziale. E quindi avendo la coordinata spaziale abbiamo potuto fare il rapporto tra la velocità, quindi lo spazio percorso rispetto all'unità di tempo, che ci siamo ricavati a sua volta dal frame rate della camera. Quindi questi punti, tra virgolette, sono diventati punti fisici 3D proprio grazie a questo procedimento. Quindi con la fusione tra il 3D e la vista della camera. A questo punto abbiamo potuto calcolare la velocità e su questi grafici si vede un po' l'andamento rispetto a quello che c'era. Quindi, vedete in basso nella stella X sono i singoli fotogrammi. E questa è la velocità stimata. È chiaro che più lontani siamo rispetto alla camera, più il margine d'errore è alto, quindi ogni pixel corrisponde a una porzione di spazio maggiore. Però d'altra parte noi pensava la parte lineare, la parte con maggiore livello di dettaglio. E qui si nota questo andamento della velocità che a un certo punto subisce un'accelerazione, e questo è il momento in cui praticamente la moto arriva a terra, che subisce un'ulteriore accelerazione, e poi da questo momento in poi abbiamo le velocità dei due corpi, quindi la 178 di un fotogramma in poi, della moto e del pilota, che secondo questo procedimento praticamente arriva all'impatto con le paradine volcaniche. Devo dire che questo è un lavoro che in qualche modo ha risolto, per virgolette, questo caso. Adesso, vedendo a distanza di tempo, penso che sia stato fatto per 10 anni fa, la cosa che mancherebbe, quale secondo voi dovrebbe essere, a grado di dire che comunque sono risultati che hanno margini di errore, secondo voi, rispetto alle cose che abbiamo detto alle decisioni, cosa si potrebbe fare in più meglio? Io penso che in qualche modo non le funzioni, no? Allora, cosa si sarebbe potuto fare? Sicuramente, visto che è determinante il tagging dei singoli pixel, che ripeto, possono farlo fare più volte per due diversi e calcolare immagini di errore. Cioè quando diversi operatori sbagliano di diventare la macchina.
trovare un errore in funzione della distanza. Quindi dire attenzione, vedi che nei primi fotogrammi, quando io voglio fare questa analisi, qua mi viene 5-200, qui è 200, ho un margine di errore dal fatto che magari diciamo, sbaglio un numero di mix nell'etichettatura, questa cosa che comporta un qualche errore. E quindi accompagnare ciascun, piuttosto che una cosa puntuale, un margine diciamo, di variabilità, ciascuna velocità di un intervallo di confidenza praticamente. Ma poi il centro di massimo è stato preso, è il centro di una nuvola di punti. È il centro di una nuvola di punti, in qualche modo viene mediato, però insomma, probabilmente avrebbe avuto senso quantomeno non portare a ciascun fotogramma un errore rispetto alla grandezza dei pixel. Questo sì, diciamo un pixel in fondo alle linee corrisponde a 10 metri, diciamo vicino all'impatto, diciamo, in realtà. Quindi questa cosa sarebbe importante. E poi ovviamente diciamo, la cosa migliore è andare sul posto, fare il migliore sul posto. Però in questo caso diciamo, non era più possibile. Altre situazioni strane, peggiori di costruttore stradale, diciamo, posso andare in tema. E chiaramente diciamo, quando si parla di veicoli in movimento, l'obiettivo è sempre questo, cioè prendere dei filmati e prendere delle misure di velocità. Questo è un caso che abbiamo portato qui a Cisto Chiesa per Parete, rispetto a una situazione in cui c'era questa telecamera, siamo qui nei pressi della zona commerciale di San Bianco, in cui c'era questo capannone che riprendeva la strada e su questa vista ci sono si vedeva stato un motorino e seguì il furgone. Furgone che è questo qua. E questo furgone a un certo punto si suppone abbia superato il motociclo, ha perso il controllo e 5-5 metri più avanti si è verificato l'incidente anche grave. Proprio per capire se la velocità del furgone potesse essere data poi anche diciamo, provocare una compativa nella guida del mondo. Ok, a questo punto uno dice, beh, guarda questa immagine, tu dice a dire, vabbè, io so sostanzialmente il furgone quanto è largo, okay? Quindi posso rapportare in qualche modo alla dimensione di X del furgone rispetto alle dimensioni reali, perché ho una misura diciamo, affidabile della dimensione del furgone. E quindi posso utilizzare questa per cercare di catturare gli spazi percorsi e tirare fuori delle velocità. Il problema è che, come dicevamo la volta scorsa o qualche volta fa, io devo tenere conto del fatto che diciamo, da un punto di vista soggettivo sembra che tutto sia in prospettiva sia ortogonale, in realtà la strada diciamo, sembrerebbe in prospettiva diciamo, corretta, ortogonale, in realtà la strada già di per sé non è esattamente diciamo, in linea con la quota delegata. E quindi per poter fare più di questo tipo dovremmo andare su un posto e effettivamente diciamo, tarare diciamo, quantomeno il percorso della strada rispetto alla gamma. Quindi siccome diciamo, in quel caso non si poteva fare, la cosa che questo esempio mi viene non si è fatto quantomeno, mi viene comoda per farvi notare come già ci sono grandi differenti le misure che si fanno, non sapendo esattamente diciamo, come la prospettiva sta variando, come la strada sta variando, eccetera, eccetera, più non vuole delle informazioni diverse rispetto alla stessa dimensione del fotone. Qui non riesco assolutamente a dare quella informazione. Scusi professore. Una cosa che non capisco riguardo la caso precedente, non si può in questi casi andare sul luogo e misurare la distanza, così se si può. Se si può, sì, se però sono passati 10 anni, la telecamera non c'è più, non c'è la telecamera, non c'è, però quello è il modo migliore, cioè andare sul posto e cercare di integrare. Comunque se tu vai sul posto e cerchi di integrare, non è detto che riesci poi a trovare i dati, però riesci quantomeno a guardare un video quando due riferimenti c'erano, si prendeva una distanza. E se si sta ancora è già approssimato, ma è un riferimento esatto, qui no, quindi è chiaro che non si voleva fare. Altro caso,
che fare con una telecamera di sorveglianza messa su per una intercettazione e che doveva, diciamo, un po' andare a sorvegliare una migrazione. Il problema è che il tizio che era in sorveglianza chiaramente non lo sapeva che era in sorveglianza, però diciamo, doveva fare qualcosa di notte. Le telecamere installate vengono date da dare un'immagine. Per cui quello che si vede è questo. Cercando di migliorare l'immagine di tutte le cose che abbiamo visto anche adesso, quello che emergeva era questo. Una tavola. Quindi noi abbiamo un po' di tipo, più o meno accennato, qui. Tra l'altro mentre lo vedo la mano. E allora il problema qui è cercare di capire se applicando metodi più o meno sofisticati riuscivano a diminuire un po' l'immagine, non era lo stesso genere, si poteva far risalire, diciamo, questa sagoma a uno dei soggetti che si poteva essere nella casa. Chiaramente una situazione al limite dell'impossibile. Volendo essere, diciamo, andando a segnare i contorni, vedete che l'unica cosa che si riusciva a percepire era questa tagliata qua. Il problema è che in alcuni casi ci si trova comunque, cioè, lasciamo perdere chi ha fatto il lavoro, chi ha commissionato cose e così via, capite che già, diciamo, agli occhi di un profano diventa difficile riuscire a dimostrare che era quella parte in cui scientifica una persona operativa un minimo di compatibilità rispetto alla sua. E soprattutto perché, diciamo, la visibilità è quella che è, e forse ne abbiamo parlato, ricordate quando abbiamo fatto vedere quell'esempio in cui c'era questo oggetto che era stato fotografato di fronte e che la foto non era stata fatta esattamente in maniera ortogonale, dal basso all'alto, diciamo, la stima della testa, testa, spalle, il caso è lo stesso, cioè, diciamo, la controparte sull'immagine era questa, quindi, diciamo, si voleva prendere quella proporzione, diciamo, farla riportare un'immagine di questo tipo, diciamo, era tutta veramente da attaccare a quello che lo vuole. Ma qui, diciamo, il problema è la posso anche trovare se non riuscire, ma al massimo troverete un contorno un po' più dettagliato, poi c'è un è lo stesso. Quello che sto vedendo qui è poi, che non si vede moltissimo, un'ulteriore dimostrazione che è stata portata per screditare il lavoro iniziale, in cui si faceva notare che a quella distanza, oltre all'errore sulla spalla, eccetera, eccetera, c'è tutta un'area, che è questa che si intravede qua, in cui proprio per la distanza della riva, io, diciamo, confonderei, diciamo, l'altezza di un soggetto proprio perché la distanza è tale che appare allo stesso modo. Che i soggetti che erano con 10 cm di differenza, a quella distanza appaiono la stessa altezza, che proprio per la distanza. Eravamo calcolato questo recinto dentro cui, che è molto grande, dentro cui, diciamo, non mi sarei potuto accorgere di soggetti con un'altezza diversa, e quindi, diciamo, anche lì l'altezza, diciamo, aveva poco la nervica io. E quindi in questo caso quello che vediamo qui è una ricostruzione tridimensionale in cui cerca poi di rimettere dentro quello che erano fatte vedere che c'erano dei limiti importante. Va bene, questo invece è interessante perché l'avevo accennato a fare con analisi alibi informatici. È un caso reale, si parla della questa faida avvenuta nel Calabrese e il problema nasce quando durante il processo a un certo punto entra in gioco una cassetta che l'imputato dice che avete trovato la campagna.
in qualche modo introduce improvvisamente un alibi e scagionerebbe l'imputato. In più, oltre alla cassetta, la difesa porta una perizia di parte, una cosa di parte, che ne avvalora, tra virgolette, l'integrità. C'è un dito meglio, diciamo, una un po' strana. Sostanzialmente lui dice che analizzando il filmato non si vede nulla di strano, non si riesce a capire perché non dovrebbe essere più corretto. Inizialmente la procura prova a rimbattere cercando di ricordare tutta una serie di considerazioni legate alla luce, alle trasmissioni televisive, che invece c'è una. Con un'altra perizia. Con la procura, con i tecnici. Non è molto spente, non proprio quelli della consegna iniziale. Ah, consegna. Il problema è che questa cosa, diciamo, non si riusciva a dimanare, e allora il giudice ha deciso di chiamare i consulenti per fare una CTU, e questo è un po' il quesito. Però diciamo, in effetti non avveniva, una perizia viene finalizzata a verificare l'integrità del filmato girato dalla telecamera ad uso domestico il 25 dicembre dell'anno, non mi ricordo quale fosse, prodotto dalla difesa, tenendo conto della consulenza di parte, dell'audizione dibattimentale, quest'ultimo, della memoria depositata, nonché delle dichiarazioni rese in dibattimento di tutti i documenti di proprietà. Esaminando il caso originale, che era un nastro, e il DVD di verità. Allora, come avviene in questi casi, di solito è possibile che le parti, in questo caso l'IPM, e la difesa suggeriscono al giudice di integrare il quesito con ulteriori specificazioni. Io sono chiamato come perito del PM, promozione del PM, mi ricordo che era luglio, mi chiamo al telefono, chiamo questo PM, il professore dice, c'è un caso importante, dice, questi hanno tolto sta cassetta, guarda, è possibile che non sia lui, noi abbiamo pensato di rispondere, c'è qualcosa che non va, dobbiamo fare in modo che questa CDU del giudice va a buon fine, ci mette la persona in campo, dice cosa possiamo fare, vediamo un po'. E allora diciamo per telefono, gli ho suggerito di aggiungere una serie di considerazioni che io avrei fatto, diciamo, qualora fossi stato chiamato a fare la stessa cosa. E questa parte è la parte che abbiamo aggiunto, che ho fatto aggiungere io, in cui diciamo, vedete, sono tutta una serie di riferimenti alla modifica del filmato, per esempio della telecamera, il parametro di codifica, cioè verificare tecnico, tutto diciamo ciò che c'era quel filmato coincideva con le caratteristiche della videocamera e con la videoresa. E una prima cosa è questa, cioè che un filmato mondo da qualche parte è chiaro che i parametri della videocamera non li trovo più. In questi casi questo è andare banale, però in realtà il problema qual è? Che siccome non esiste un altro, non esiste diciamo, una certificazione di competenze e così via. Il dubbio, il problema che si pongono tutti è che il consulente del giudice, che dovrebbe essere chiamato a risolvere la situazione, se però per qualche motivo non è preparato, non è pronto e non rinuncia, cioè si prende l'incarico di farlo, c'è il rischio che comunque non lo sappia fare, prescindere. Quindi l'importanza dei consulenti di parte diventa quella di supportare per suggerire le strade opportune. Fortunatamente non è stato questo il caso, sono stati nominati come CTU il mio collega di Trieste e assieme a un altro ingegnere che tra l'altro è l'autore del software Hunter 5, che è quello che siamo anche noi, quindi erano una persona in gamba. E quindi si è lavorato insieme, quindi si racconta un po' qual è stato diciamo, il percorso tecnico che abbiamo messo su. Prima cosa è stata quella di analizzare il formato video, perché è un formato standard, però un po' adatto, in particolare il formato mini-TV. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto è darci studiare questo formato video, per capire diciamo, rispetto a quelli odierni che cosa come fosse combinato. E qui un po' lo riassumo. Diciamo, rispetto a quello che abbiamo detto, è una compressione che non utilizza la compensazione rispetto al mondo, ma codifica ogni fotogramma immediatamente, quindi la codifica temporale non c'è, quindi non sfrutta affatto la temporale.
e nell'ottica diciamo, di vedere diciamo, di inquadrato dal punto di vista tecnico, si avviene successivamente anche lì, c'è uno di aeroporto, di volte. Scusi, fa bene a me quando è la dipendenza temporale, che io non lo so, non lo costruisce, ma che mi frega. Ma mi sono dato, mi ha verificato bene, non so se sono tante immagini. Non va col processo di modifica, non lo prendo con delle modalità, delle prove, utilizza diciamo, sempre gli stessi ingredienti tipici della JPEG, quindi la famosa DCT. La cosa interessante è che utilizza un rapporto di compressione fisso. Cioè, rispetto a quello che viene oggi con i mani video, che vengono appunto a risparmiare o possibile, non che ci sono le scene omogenee, in pratica del codec, le zone frastagliate più o meno, quindi si adatta all'immagine, nel caso del mini DTP in realtà c'è la compressione fissa, quindi ogni fotogramma viene codificato in maniera per esempio con la stessa frequenza. Questo da un lato facilita il calcolo rispetto alla se vi ricordate queste cassette c'era proprio la dimensione temporale, cioè che si era 60, 90, 120, 180, si poteva fare anche per il digitale, perché la codifica era fissa, quindi avendo la codifica fissa si possono calcolare diciamo, quanti minuti diciamo, in una cassetta possono andare a mettere. E questi sono i dati corrispondenti. Quindi 25 megabit è fatto. Per quanto riguarda il video. E la cosa un po' più particolare, la traccia audio, che la traccia audio consentiva di registrare il video con diverse qualità. Cui diciamo non abbiamo sia quella a 16 bit sia quella a 12 bit che corrispondono a codifiche ovviamente diciamo, diverse come qualità, questa è maggiore, questa è quando riguarda la traccia audio. Ovviamente questo è stato uno studio preliminare per cercare di capire con che cosa avessimo a che fare. Dopodiché abbiamo visto che il formato di file in questione creato dal sistema, nel momento in cui si esporta su un file digitale, viene impacchettato all'interno di un codifica API, quindi che non è una codifica vera e propria, semplicemente un contenitore che gli dà il punto API in pratica, che serve per poi permettere di inserire il software, se mi volete esempio, e in entrambi i casi i metadati continuano a essere mantenuti, cioè questa diciamo, esportazione fatta su un file audio mantiene i metadati. Metadati che cosa sono? Sono delle informazioni aggiuntive che in particolare vengono allineate al formato video e ci danno informazioni sul tempo che trascorre dall'inizio alla fine. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è per capire il supporto come funzionasse. E rispetto a quello che avevamo noi, abbiamo una cassetta di queste dimensioni, come si chiama mini DVD, che è un'evoluzione delle cassette precedenti, in cui la dimensione del nastro veniva mantenuta, è sempre la stessa, però il supporto è più piccolo. Ecco da cui il nome mini DVD. Okay. I metadati. I metadati potevano essere importanti, no? Perché i metadati, secondo come vi dicevo, supportano per ciascun istante temporale le informazioni legate a quando io ho fatto partire la registrazione e quando è finita e la riportano rispetto all'orario diciamo di sistema, che nel nostro caso è l'orario di sistema del meridiano. Quindi possono essere informazioni importanti perché anche qui nell'ottica di voler capire se il video è integro o autentico, perché siamo con la definizione di oggi della prova, poteva essere importante. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo DQ Analyzer, che è un software che analizza i metadati, che in pratica quindi ci ha consentito, dopo aver fatto una copia forense del video, di analizzare questi metadati e forzare. E qui sono cominciate ad emergere una serie di informazioni che poi sono risultati importanti. Allora, innanzitutto diciamo, questi metadati contengono un bit di start nel momento in cui nella scena c'è cioè, il momento in cui ho stoppato la registrazione.
quindi devo ragionare una volta parte la registrazione, c'è questo che viene chiamato bit di start con me, che indica ogni cambio di scena. Una cosa, un'anomalia sui metadati è quella relativa all'audio, perché questo filmato era fatto per cui c'era una prima parte che sembrava essere un esterno, poi c'era l'interno in cui c'era il festeggiamento del Natale, e poi una seconda parte che invece era completamente in esterno, è un tipo di presa di campagna. La cosa interessante è che nei vari filmati c'era una critica di lenza, quindi questa era 48 di lenza, questa era 32 di lenza. Bene, però non ci dice nulla, però è nell'audio. Quelli che vediamo qui invece sono questi metadati di cui dicevo prima, in cui praticamente c'è un'indicazione ogni volta praticamente si parte con una registrazione. Quindi a un certo fotogramma parte una registrazione e abbiamo il time code del video, ovviamente con le categorie, sono tutti coerenti, e poi la data corrisponde. Quindi vedete, ogni ente di queste righe corrisponde a un istio noci. Ora, a vedere queste cose, diciamo, tutto coincideva rispetto a quello che avveniva. E queste sono praticamente le informazioni che compaiono anche sulla gara e sul display. Professore, scusi, una domanda, ma il mezzo qual è? Che dovrebbe essere il mano 25 in gioco in 3 di mezzo. Questa, diciamo, è una prima cosa interessante, nel senso che la lettura di questi metadati introduceva questa cosa strana, questo 25.2S, 25.12, 25.13. Che è strano, però questo può essere un problema di lettura dei bit strani, eccetera, eccetera. Però a parte questo, erano tutti coerenti, cosa intendo io? Che la progressivi sia da questa parte che dall'altra parte rispetto alla sequenza delle scene, rispetto a quella che si vede nella vita. Quindi non è un problema che c'è questo mese in più. No, questo è un problema di codifica. Però anche qui, se io scendo, a un certo punto, vedete, qui cambia il formato. Cambia il formato, siamo a gennaio, tra l'altro, questo non è indicato qui, e già diciamo, il testo viene letto con software manager, e qui dove coincide cambia anche l'audio. C'è l'audio, la codifica di testo. Quindi già cominciano a emergere delle cose, non dico strane, però particolari. Ma qui scusi, questi qua sono i metadati, però. Quelli là, se quei metadati vengono estratti dal file o dal... Allora, praticamente sono dentro al file, però non sono modificati dal file. C'è una traccia di testo a parte. Quindi questo file è fatto da parte video, una parte di testo e la parte audio. Quindi sono modificati a parte. Quindi noi nello stesso file abbiamo la cassetta, non c'è solo il video. La cassetta c'è solo il video, non è quello sporco sul file. Ma devo fare la parte della cassetta. Abbiamo fatto una copia forense, quindi abbiamo fatto un'estrazione, quindi prima abbiamo fatto una copia forense e poi una copia forense di una cassetta. Quindi siamo andati, diciamo, in uno studio di registrazione televisiva, un tecnico non mi ricordo di chi, che aveva una strumentazione particolare che ha fatto una copia, che sarebbe una copia bit a bit della cassetta, come era la prima copia. Poi a partire dalla copia abbiamo fatto un riversamento in digitale su un computer, il libro appunto con Barlash. Tramite quel software di Pianavite? No, comunque l'abbiamo fatto con una importazione diretta dalla videocamera. Cioè abbiamo esportato una copia dal file dalla videocamera alla PC. Ottenendo quindi ottenendo un API. Quella a quel punto abbiamo fatto l'hash e abbiamo, diciamo, fatto partire anche la catena di storia, secondo me ci capiamo. Okay. E a quel punto abbiamo lavorato. E questo file di testo che mi ha donato dove si trova nell'area. Ce l'avevi contiene, la traccia video che si fa il testo. Allora, la prima cosa da dimostrare è quello che i metadati, che sono un file di testo a tutti gli effetti, sono manipolabili. E questa schermata di un software, non ricordo come si chiama, che fa proprio questo, cioè consente di prendere un file di testo, prendere un file video in formato ARI che esce da un formato MIDI, e io li posso impostare tale ora dall'inizio alla fine o anche di
dico voglio cambiare, pensiamo a una scena con pare il 2020, il 25 dicembre, magari è venuto il 2020 perché con questo scritto che c'è la informazione originale ci ha messo il 2020, no? Era venuta prima o dopo. Quindi questo fa perdere praticamente la sincronizzazione rispetto all'evento reale, non c'è più. È importante anche dire che in questo caso i metadati non erano dentro il video, non viene in alcuni casi, con i sistemi di videosorveglianza. La data e l'ora è codificata nel video. Invece in questo caso non potete stampare. Quindi quando io la visualizzo magari sulla videocamera mi appare ancora in versione, ma in realtà è una di destra. Tant'è che spesso le videocamere sono cose, diciamo, non è un'informazione a parte. Facciamo una cosa, poi vi passo a te. Da questo punto di vista non ci danno un po'. Allora, cosa è stato fatto in questo caso? Abbiamo cominciato ad analizzare la traccia video, la traccia audio. La traccia audio, che cosa ha tirato fuori? Questa che vediamo qui è una rappresentazione della frequenza dell'audio. Questa non abbiamo avuto tempo di parlare dell'audio, però l'audio si può scomporre in frequenza, si può visualizzare andamento in frequenza. Come tutti i segnali, normalmente i segnali, sia audio che immagini che video, hanno una forte componente di bassa frequenza e poi via via l'energia delle frequenze va a decrescere, proprio perché diciamo, in natura i segnali non fanno in questo modo. Il segnale audio presentava in tutta la prima parte un picco specifico, vedete, diciamo, era tutto in qualche modo decrescente, quello qui c'era un picco. E questo in tutta la traccia audio della prima parte. Inoltre si può vedere che questo picco era localizzato a questo numero. Che corrisponde, ma pronto nei mondi, a questa moltiplicazione. Quindi 25 sono i frame al secondo. Quindi 25 sono le righe del segnale del visivo analogico. Un'interferenza a quella frequenza per tutta la durata del filmato. Quindi significa o che durante la registrazione c'era un'interferenza, quindi la traccia audio è stata, diciamo, influenzata dal rumore, e questa è stata la tesi che qualcuno ha difesa, ha cercato di portare questa tesi, nel senso che dice effettivamente durante le riprese c'era il televisore acceso, quindi con il televisore acceso poteva influire però secondo le sue distanze, parte di questa scena in altre stanze in cui c'era questa interferenza forte, diciamo questa cosa fondamentale. Quello che invece abbiamo cominciato a sospettare noi era che cosa? Che il filmato video sia pur codificato in digitale, okay, sia stato passato in qualche sistema analogico, che probabilmente sia il sistema di montaggio che si è montato assieme, diciamo. Questa cosa produce delle interferenze, quindi significa che fare la digitale probabilmente comincia a supporre che questo cassetto originale, fino all'originale, sia stato esportato da qualche parte e diciamo, opportunamente rimuovata e poi riacquisita in digitale. Questo passaggio fa così che le tracce del sistema analogico intervenissero nella traccia audio. Quando viene analogico nel rimuovato. Sì. Questa cosa ha avuto ulteriore conferma analizzando un dettaglio che a prima vista era evidente, che era il dettaglio relativo a una serie di macchie bianche e nere che si trovavano nella parte alta del filmato. Quindi lo possiamo vedere un momento del video. Questi segnali non sono dei segnali di Google Home, sono dei segnali particolari che esistono nel mondo analogico e che servono per far sì che il, diciamo, display che possa capire praticamente il tipo di segnale video che sta arrivando adesso. Cioè nel mondo analogico, per poter, diciamo,
virgolette, diciamo, dire al televisore che sono madre di 4 terzi, che interlacciano, che fate dei segnali, di questo tipo, come lo si faceva? Si codificava le prime due righe, un segnale binario, con dei codici opportuni che servivano a questo. La cassetta, se fosse stata originale, non montata a parte, questi segnali non avrebbe dovuto avere, che codifica direttamente digitale. Quindi il fatto che anche il segnale video conteneva queste cose è una chiara evidenza che questo filmato è stato preso così com'è il sistema analogico. Quindi, seconda sospetto rispetto al fatto che la cassetta non fosse integra e quindi il contenuto non fosse prodotto. E infine, il colpo di scena è stato quello del suo supporto. Perché i consulenti del giudice in questa cosa sono accorti, questa cassetta aveva nella parte superiore dietro la disimpo, aveva i numeretti di serie che accennavano. C'erano tracce di navi, dei numeri che erano segnalati. Allora ci hanno detto che un sospetto che ci fosse qualcosa che non andava. E hanno scritto alla Fuji chiedendogli, facendo una foto al supporto, chiedendo alla Fuji di chiedere questo supporto. E la Fuji ha risposto dicendo che effettivamente quei numeretti servono a identificare il lotto, sostanzialmente sono del numero di serie che identifica la produzione, eccetera eccetera, ma soprattutto hanno risposto dicendo che quel modello di cassetta che all'epoca dei fatti non esisteva, è stato in commercio successivamente. Quindi praticamente quindi alla fine il caso si è risolto con la parte della segnale, perché sono tornati gli elementi, no? Ma il mio fatto che questo non poteva essere quella cassetta. Quindi praticamente quello che era successo era che questo film, parte di questi strati sono tutti i film ammazzati, che è ammazzato, era stato effettivamente a casa. Quindi c'era un momento filmato dove non era a casa, non era diverso. Quindi hanno preso questo filmato, hanno mandato a parte, utilizzando il sistema analogico, poi lo hanno incorporato la cassetta, il sistema di metadati, sembrava tutto a posto, però non avevano fatto caso a una serie di evidenze che sono state poi create fuori, fortunatamente. E devo dire che in questo caso poi, come dicevamo a lezione, queste evidenze sono state utilizzate contro, nel senso che sono state utilizzate come aggravanti rispetto alla pena che si è stata inflitta al soggetto, e nelle motivazioni della sentenza c'è proprio scritto che il soggetto aveva provato a ingannare la porta con un falso atto. Quindi possono ricordare tutte le evidenze tecniche che avrebbero avuto a questa cosa. Quindi questo è un caso di falso alibi in Illinois. Il falso alibi comunque, cioè il giudice decide se è usato come aggravante, cioè potrebbe anche non considerarlo. Dipende, da dove, in questo caso è eclatante, cioè c'è una mia evidenza di menare la porta, e devo dire che anche lì il consulente di parte ha rischiato di essere ritirato all'inizio, perché si è certo cominciato a dire anche che sono delle evidenze, che la situazione è un po' particolare. Dopo quasi 5
scomparivi certificando preventivamente l'originalità del... Però era proprio un'ultima macchina, quindi già c'è servizio in un certo modo, una specie di tentativo dell'ultimo... Ci vediamo se riusciamo a scompigliare le carte. Ok. Questa è la volta, la finita è stata portata da un giro. Dall'altra, che dovete giudici? Ma non niente ad essere resistente a contattare. Vabbè, di solito quando tu scrivi che sei stato nominato dal giudice, vivendo penale, in qualche modo rispondo. Ok, allora vediamo qualche altra situazione. Sull'originale, almeno. Il problema è che il PC è un po' più evidente.
Si cominciate i blocchi del GPL della codifica. Blocchi della codifica che impattano sulla finanza e fanno sì che alla fine io non esca neanche per fare emergere nulla. Quindi in questo caso diciamo, la ricodifica comporta una perdita di qualità immediata, quindi eravamo al limite praticamente della qualità, diciamo appena io provo a esportare aggiungo una compressione, quell'alta frequenza che ha nel caso precedente non riuscite a recuperare tale qualità, quindi in questo caso diciamo, mi si giudica del tutto la situazione. Quindi la ricodifica è il nostro male assoluto, cioè quando si parla di esportare data in filmati di sorveglianza cerchiamo di capire che cosa c'è, perché se ci sono dei dati che sono al limite della possibilità di essere migliorati, l'eventuale esportazione tramite ricodifica mi può mandare a monte un caso. Detto ciò, quali sono quindi le situazioni per cui oltre all'allineamento visuale interveniamo per costruire i dati? Possono essere più diverse e ovviamente sono diverse e complicate rispetto a quanto succede nella vicenda. E quindi di solito oggi, sempre più spesso, che cosa si fa? Non si analizza più il singolo filmato o i singoli fotogrammi, ma si va a cercare di intervenire assieme alle forze dell'ordine nel caso dell'accusa, o anche diciamo, quando si lavora per la difesa, cercare di ricostruire esattamente tutto quello che è successo in una scena di crimine, considerando che non sempre le telecamere riescono a riprendere tutto. Cioè significa che io sono chiamato come consulente anche a fare delle ricostruzioni in termini di spostamenti, in termini di tempi, in termini di sincronizzazione di eventi diversi, con l'obiettivo di fornire una serie di ipotesi possibili dinamiche di quello che è successo. Vi faccio vedere un po' di esempi adesso. La cosa importante è che quindi in questo caso entriamo nel campo degli esperimenti, delle simulazioni, cioè nel senso che ci sono delle cose che noi non vediamo, perché non ci sono delle vengono appena accennate, e quindi cerchiamo di ricostruire delle possibili storie legate a quello che è successo. Ma nel ricostruire queste storie ovviamente non possiamo inventarci, cioè dobbiamo partire per forza da dati certi, fissare questi punti fermi nella ricostruzione e a quel punto cercare di capire che cosa è variabile e se è variabile anche con che grado di certezza io posso cercare di fare variare le simboli. Questa cosa fa sì che si utilizzano più fondi, quindi non solamente i video. Si vede per esempio di situazioni in cui la ricostruzione dinamica viene compita in aspetti, e quindi sicuramente c'è la parte video, però ci possono essere anche tanti altri aspetti, ci possono essere quindi un incrocio con i cartoni telefonici, ci possono essere appunto analisi dei corsi rispetto che sono dei GPS che sono nella macchina, che è stata ripresa e che si suppone abbia partecipato a un evento criminoso, si incrociano questi dati. Ovviamente si costruisce una timeline, la timeline che normalmente noi facciamo all'interno di un computer, se la facciamo all'interno di una scena del crimine. Okay. Questo è un esempio preso dall'esperienza della Polizia di Stato, in cui praticamente tutte le situazioni rilevanti per le indagini che prima venivano semplicemente appuntate, quindi fornivano un dossier in cui ciascuno di quegli aspetti veniva messo in carta e non veniva fatto in croce, e adesso vengono di solito presentate attraverso le che chiamano una narrazione multimediale, cioè si crea praticamente una sorta di video finale che io racconto quella nuvola di elementi che ho e li metto assieme per far capire a tutti praticamente come sono veramente. E su questo il caso diciamo, più recente che diciamo, riassume un po' questa cosa è diciamo, il caso di Lois, che è stato in carabina, in cui in queste slide ha riassunto un po' la storia. Nel giro di qualche giorno in pratica si cerca di ricostruire quello che è successo, ma non si capisce bene il dettaglio. E poi cominciano a ascoltare dei video che smentiscono la ricostruzione della madre che aveva fatto all'inizio e cominciano a emergere le evidenze legate al fatto che la,
Come si è proceduto dal punto di vista tecnico, dopo l'avevo accennato, e questo è un po' il video che riassume la situazione. Queste sono, questo video vengono tracciate, messe su mappa, tutte le camere che sono intervenute nella vicenda. Come sono veramente tante? Tutte, anche con una posizione differente, se è 12 nel secondo, questa 25, questa 25, questa 33, diciamo, questa è 540, i formati sono diversi, vedete? Quindi queste sono tutte le camere che intervengono nella situazione. Per riuscire a ricostruire la storia si è poi provveduto a mettere su un video tutte le evidenze. Vediamo se riesco a farlo partire. E quindi quella cosiddetta annotazione multimediale nasce dopo che la procura ha messo dentro a un filmato le risultanze ottenuto mettendo assieme tanti aspetti. Quindi per quale pubblico parla di documentazione? Però questo era, adesso non è il processo andato, non ci questo era all'inizio, no? Praticamente, vedete, diciamo, quello che è stato fatto è creare un video in cui i vari pezzi vengono visualizzati con quindi la ricostruzione su mappa praticamente segue le immagini. Quindi si crea un video in cui c'è una mappa, in cui si vede la macchina e dall'altra parte vengono viste contemporanee che vengono visualizzate contemporaneamente i filmati corrispondenti, in maniera tale che diciamo, si capisca esattamente qual è il percorso che questa funzione mobile ha fatto. E nelle zone in cui c'è qualcosa che non va, si evidenzia, vedete questo qua, questo è il percorso fatto su mappa, e man mano che i puntini legati ai vari passano davanti a una camera si fa vedere la corrispondente immagine della camera che l'ha ripresa. In questo modo diciamo, chi assiste a questa presentazione si rende conto effettivamente di quali sono i dati e come tra di loro si mettono assieme. Ovviamente per poterlo fare bisogna fare in modo che coincidano i tempi di percorrenza su questa mappa di questi diciamo, puntini colorati rispetto agli eventi reali, che non è banale. Scusi professore, una domanda, per quanto tempo conserva i dati del superdisco prima che vengono messi in media o in futuro? Allora dipende dalle configurazioni, però non più di qualche giorno. Infatti lì il problema è stato proprio questo, all'inizio intanto hanno visto questi programmi, dopodiché sono stati acquisiti poi con calma, diciamo, hanno bloccato la situazione e hanno detto diciamo che non ci sarebbe più. Perché all'inizio si pensava di riuscire a trovare il bambino vivo, no? E quindi. Comunque diciamo, questo è un po' quello che poi oggi può essere diciamo, una situazione in cui vado a raccontare gli eventi attraverso una situazione. Questo l'ho fatto a esatto, la presenza. Quindi diciamo, per farlo ovviamente diciamo devo riuscire a mettere assieme tutte le cose, quindi per i filmati, vengono tutto organizzati, migliorati e sistemati, dopodiché in questo caso si è fatto minimamente di percorso da e poi si sono messi assieme i percorsi legati alla GPS rispetto a quello che si vede, si è costruito il dettaglio complessivo. Okay. Questo è un altro caso ancora, il caso fatto a Solomon, che è stato un caso di cui se ne è parlato tanto la scorsa estate, questa città, in cui praticamente avevamo una situazione in cui c'era una camera qui sul neve, i fatti in questione sono avvenuti qui, a una distanza abbastanza elevata, non so se
videocamera, ci sono videocamera sulla Terrini, una distanza molto elevata. E se vi ricordate, il caso qui si riferiva a delle a uno studente americano che è annegato in terra e si doveva capire le dinamiche, cioè chi fosse stato, come avesse spinto, se fosse caduto solo, insomma, una serie di situazioni. Di questo caso c'è un altro video attraverso la ricostruzione 3D, quello che vedete qui è la lista praticamente della camera.
numerario viene trovato, questo è la foto dall'alto, a una certa distanza dalla rete, e si parla di presunto suicidio perché bisogna capire se effettivamente questo soggetto si sia buttato alla finestra, se la posizione del corpo, la distanza rispetto alla muro, e sia una bomba di un'ipotesi relativa al suicidio. E in questo caso abbiamo delle ricerche, il problema è capire se i dati incerti nei conti, quindi la velocità iniziale e la traiettoria di caduta, sono compatibili con la posizione del corpo successivo. Come poter fare a posteriori? Per esempio, in questo caso si è trovato un esperimento iniziale in ambiente controllato, si è preso un nuotatore professionista, gli si è chiesto da un'altezza diciamo, confrontabile con la scala in questione, di spingersi, cioè quanto più in là possibile, quindi trovando un atleta, per verificare diciamo, se è con altezze compatibili in una piscina, quale fosse diciamo, la distanza rispetto all'ipotetico muro. Okay? Questo diciamo, ha consentito poi, prendendo le immagini, facendo dei conti, di verificare come la distanza a cui poi è stato trovato il corpo fosse assolutamente compatibile. Nel senso che, diciamo, senza diciamo, una spinta ulteriore, diciamo, con le sue forze delle gambe, cioè quella posizione, anche supponendo un ipotesi di rotolamento successivo, non fosse diciamo, compatibile con la distanza. Quindi, in questo caso, le tecnologie di imaging servono, perché poi alla fine una simulazione è fatta a computer, però, diciamo, è stato diciamo un testo. Questa è una situazione ancora più complicata in cui abbiamo un caso di omicidio in cui c'è un sospetto che viene ritratto, sospettato, viene diciamo ripreso da un sistema di videosorveglianza a un orario successivo a quello dell'omicidio. Il problema qual è? Capire se partendo dai dati certi secondo cui io so, e questa è la macchina corrispondente, il passaggio di questo soggetto, di questa macchina, di questa telecamera, cercare di capire se l'omicidio che è avvenuto in un'altra parte, vicino, okay, possa essere avvenuto, se cioè, questa automobile è partita dopo o prima dell'omicidio. Chiaramente questa vuol dire determinante, se il soggetto era presente nel momento dell'omicidio, una serie di circostanze, diciamo, di indizi vari, diventa il principale indiziale, se invece poteva essere partito prima, questa cosa introduce dei dubbi sulla colpevolezza. Quindi le ipotesi sono tante, per esempio vedete, abbiamo ipotesi sulla ripartenza, sulla velocità di percorrenza, sulla velocità di guida, sul traffico, eccetera, no? Sono tante le cose che puoi introdurre. Ovviamente ci si aggancia anche a tante altre situazioni, perché in questo caso una cosa che si è fatta è cercare di capire come nella ricostruzione dei membri del corrente del sospettato intervenisse questo soggetto che era un runner che correva quella sera o prima del passaggio, perché diciamo, questo runner che era partito a sua volta alla scena del crimine era un'altra incognita rispetto ai tempi di percorrenza. Quindi la cosa che si è fatta, per esempio, in questo caso è quella di calcolare in qualche modo la sua velocità di corsa. Perché diciamo, da questa velocità di corsa, essendo questo il punto in cui poi si sarebbe incrociato con la macchina sospettata, data di ritrovo si poteva fare un'ipotesi sull'ora della vicina. E questi che vedete in questo grafico dei valori calcolati sulla velocità di corsa che in pratica risulta da essere decrescente e più o meno interpolando questi picchi che trovate qua abbiamo un'ipotesi di corsa decrescente che in qualche modo è visibile anche nel video, se vedete si intravede che il soggetto sta avvenendo qui in qualche modo anche semplicemente attraverso la strada in realtà tende a rallentare leggermente. Questa semplice rallentamento capite bene in una ricostruzione in cui si gioca tutto sul filo dei secondi può essere determinante, perché se io faccio vedere che in quel momento il soggetto sta rallentando,
allora prima potrebbe probabilmente andare più veloce, quindi i tempi di incrocio con tutte le altre vicende possono essere diversi. Il problema è, come dicevamo prima, come si fa poi, nel momento in cui mette insieme una serie di ipotesi, a presentarle? O ancora, come fai, come si usa per esempio del traffico, a misurare tutte le possibilità? Devi affidare qualche tool o qualcosa di automatico. Allora, in realtà esistono dei software che aiutano in questo senso, e il grafico che vedete qui è un grafico che fa vedere una possibile simulazione delle ricorrenze di un automobile in un determinato percorso urbano. Puoi impostare priori, di cui puoi impostare lo stile di guida, puoi impostare la presenza o meno in traffico, puoi impostare tutta una serie di circostanze legate anche all'accelerazione, alla macchina sostanzialmente. E quindi puoi pensare di fare una simulazione in cui al variare il traffico verifichi un percorso quanto sia necessario farlo in maniera più veloce. Essendo un sistema automatico, lo fai una volta, lo fai 10 volte, lo fai 100 volte, lo fai 10.000 volte, lo fai 100.000 volte, non è casuale, ma in realtà cercare di coprire quante più situazioni possibili e tirare fuori poi alla fine delle statistiche che tirano fuori scenari che possono essere utili nella ricostruzione. Questo software nasce, si chiama Sumo, nasce proprio per la simulazione della mobilità urbana. È un software fatto fuori da un'università che ha lo scopo ovviamente non di essere utilizzato in ambito forense, ma di essere utilizzato per problematiche di mobilità urbana, decide sostanzialmente, banalmente, come cambiare la viabilità in una città. Però nel nostro caso risulta utile perché dove non hai informazioni le puoi simulare. Potrebbe essere interessante, ora lo suggeriamo al comune per cercare di capire come cambiare le pratiche fare a casa. Esistono altri tool che possono essere utili in questi contesti, per esempio quest'altro è interessante, perché ma qual è la posizione del sole? Ma qual è la posizione del sole, determinati orari, determinati giornali, determinati posti, può essere utile perché poi noi lo utilizziamo per verificare per esempio se le ombre o meno sono compatibili con certi orari. Quando l'orario della radiocamera per gli anni non è affidabile, possiamo pensare di utilizzare le ombre per capire se o meno l'orario coincide, e in alcune situazioni può essere interessante. Noi l'abbiamo utilizzato di recente in un caso in cui c'erano immagini di sorveglianza di un soggetto che aveva un tatuaggio sul braccio. Questo tatuaggio sul braccio, l'immagine, la qualità è tale per cui poteva essere in qualche modo una macchia legata alla modifica. In realtà, oppure potrebbe essere un'ombra. Allora, in quel caso, siccome sapevamo esattamente l'orario della giornata, il posto esatto, abbiamo visto con questo software che non poteva essere un'ombra, perché insomma era trovato completamente, quindi quella anomalia del braccio era con molta probabilità. Quindi tool diversi che servono diverse, ma che è interessante, no? Perché in alcune situazioni io vado a sistemare la vicenda in base a quello che ho. E l'ultimo esempio che vi faccio vedere, ma tutto l'abbiamo già visto, è relativamente a un'altra dinamica molto complessa, e questo riferisce a un omicidio avvenuto a Palermo nel 2017, all'interno di una discoteca, il capo automatico. Siamo a Paola e a Cristotelli, il giorno della festa è stato preso, quando si vede il braccio e viene trascinato, viene accerchiato e a un certo punto viene estratto morto. Il problema è che una delle situazioni più complesse in assoluto anche per l'analisi di immagini sono i video che vengono discoteca, perché sono sistemi di sorveglianza di quelle cascate con luci che cambiano in continuazione. Quindi uscire a creare fuori qualcosa è difficile. In questo caso uno dei problemi è capire, secondo voi, se il
usare questo soggetto sia una usata naturale. E quindi fare i programmi, verificare i movimenti, verificare se da un punto di vista analitico, diciamo, questo movimento che si vede sul braccio, diciamo, è una funzione naturale, possa essere compatibile o meno con una, diciamo, espressa onda ad alzarsi, oppure c'è questa ipotesi di trascinamento. E su questo, in questo caso noi eravamo studenti della parte civile, della famiglia, è stata tutta una certa discussione con i consulenti del giudice, che invece supponevano che fosse una forma naturale, quindi noi non abbiamo detto di andare nei dettagli. Per quanto l'immagine sia brutta, effettivamente, diciamo, sospetti che questa, diciamo, alzata non fosse così semplice. E l'ultima cosa vi faccio vedere, poi ce ne andiamo, sempre relativa alla stessa situazione. E questo video, girato sempre la stessa sera, che qui sta facendo la parte, non avere nulla di che, in realtà utilizzando delle tecniche di miglioramento è possibile isolare certi momenti. Si vede a un certo punto passare il soggetto che poi è stato ucciso con una che è, diciamo, abbracciato dal collo, e poi a seguire si vede un altro momento in cui c'è questo soggetto che così sembra non interessa nulla, si intravede appena, facendo opportune operazioni di miglioramento di una posizione, si riesce poi a individuare per cauto dei soggetti che accusavano di partecipare alla lista, e lo si fa per comparazione relativa. Va bene, ci fermiamo qui. Procediamo, ci vediamo a un momento, ci vediamo qui. Spero già venerdì o al massimo venerdì di riportare la conferenza della seconda parte. Allora io appena ce li ho finiti li metto in studio, e poi appunto la lezione ovviamente chi volesse vedere i compiti o meno, diciamo, viene in una giornata di ricevimento e poi lo vediamo. Sì, io le carico un po' indietro.